questo 25 anni di attività Avisina è un compleanno di una buona parte della città che grazie all'Avis ha dato questo contributo di generosa solidarietà a chi ha bisogno. Abbiamo voluto festeggiare questo anniversario dando una particolare attenzione ai donatori più anziani, perché riteniamo che i pionieri, coloro che hanno dato vita all'Avis, i soci fondatori, i primi donatori, sono quelli che meritano la nostra attenzione, sia perché hanno avuto l'intraprendenza e la lungimiranza di dare vita a questa associazione, sia perché grazie a loro l'Avis ha raggiunto questi traguardi. Nello stesso tempo abbiamo voluto coinvolgere le istituzioni, in particolare il Comune, perché riteniamo che la città in quanto tale deve esprimere una gratitudine ai concittadini, ai cittadini che hanno contribuito a creare l'Avis. Introdurre l'angolo e che il solo intervento materiale in ordine alle opere pubbliche certamente non risolverà. Noi potremmo avere i monumenti più belli e le cattedrali più splendide, sarebbe nostro essere valutati. La contraddizione, quella che il collega Battaglia porta l'azione per rilevare un punto, magari non rendendosene conto che mancava l'assessore Arrano. Il collega Battaglia ha fatto, ripeto, in ogni caso una proposta dicendo di rinviare un giorno di importanza non secondaria che ha detto e che è stato votato da questo Consiglio, è stato emendato dai consiglieri di centrodestra, contiene buona parte e amministrativa, cioè a dire sta portando avanti tutto ciò. Se noi riconosciamo, così come lo riconosce il regolamento, la legge, tutto ciò che disciplina i consigli di circoscrizione, con un determinato argomento, sino la mancanza dell'onorevole Chessari, non è fatta dal collega Di Stefano e diceva l'assenza dell'onorevole Chessari potrebbe inficiare l'azione e quindi se l'impegno del consiglio tutto. La posizione del collega Battaglia non è quella di dire prima prenderemo il punto e dopo accadere. Poiché probabilmente se la mettiamo in conto. A questo punto mi sento là, glielo ho chiesto e continuo ad accordo, se voi siete un po' inventati, ma stavo d'accordo, possiamo votare, però siccome credo che il collega mi sente. Il metodo di lavoro che oggi sta vivendo questo Consiglio Comunale. Una forma di stabilizzazione estensiva prefigurare danno le per quanto riguarda il fondo nazionale. Adesso andiamo al fondo regionale di 30 migliaia di euro, di 60 milioni per ciascun lavoratore assunto, che viene proporzionalmente ridotto per caso di assunzione part-time. I lavoratori socialmente utili, è chiaro che la direzione è di mercoledì notte, l'abbiamo inserita sotto forma di emendamento. Cosa potrà dire? Oggi che abbiamo la soluzione, stiamo rinviando a venerdì prossimo. Non si capisce perché questo rinvio. Non c'è nessuna, da parte nostra non c'è stata polemica nei confronti di nessuno fino ad oggi. Come colore, come le sue intime vibrazioni, il modo di affrontare colore, di vedere colore anche come terapia, come benessere. Abbiamo invitato un neuropsichiatra infantile che è il dottor Criscione, perché la mente a quanto pare reagisce
attraverso i colori in un modo diverso e quindi può diventare anche curativo. Così Eugenio Gallitto, che è un terapista della riabilitazione, pare che abbia avuto dei risultati importanti attraverso la terapia del colore. Alla consulta dei presidenti dei consigli comunali è un momento importante. Un applauso a Nello Di Pasquale perché è riuscito a organizzarla veramente bene. Questa iniziativa serve soprattutto per formarsi, per conoscere le nuove teorie della legge 30. Non esiste più un rapporto di sudditanza tra la giunta per esempio e il consiglio provinciale o viceversa, non esiste più un rapporto di sudditanza tra la giunta e i funzionari. Oggi i funzionari sono un organo della pubblica amministrazione perché hanno la responsabilità diretta della gestione della pratica, mentre la giunta provinciale ha l'obbligo soltanto di dare degli indirizzi. Lo stesso discorso vale per il Consiglio Provinciale che nell'ambito della sua competenza dà gli indirizzi. Questo porta ad una maggiore consapevolezza non solo da parte degli amministratori che possono spaziare nell'indirizzare politicamente la pubblica amministrazione o ciò che si deve fare, ma nel contempo si responsabilizzano i funzionari che naturalmente devono affrontare direttamente in modo pratico i problemi che man mano vengono posti e devono risolverli. E ciò comporta anche delle responsabilità di cui devono rendere conto alla Giunta e al Consiglio. Ognuno può veramente approfondire con l'aiuto di illustri relatori quelli che sono i contenuti delle leggi che regolano oggi le nostre autonomie, i problemi che la comunità si attende che vengano risolti. Amministrazione. Grazie a tutti, chiaramente lasciamo la presidenza. E quindi penso che questa intuizione, cioè quella di portare la formazione qui, al professore Marino, agli altri che verranno in questi giorni, che abbiamo avuto già. Istituzionali che si apprestano, alcune delle quali fondamentali, è un momento di grandi conflitti di interessi che riguardano i rispettivi ruoli istituzionali. Questo Senato delle autonomie ha una sua conformità e anche per le regole di una maggiore coesione dal punto di vista sociale, che poi è una delle chiavi del successo per lo sviluppo economico. Si è introdotto nella precedente legislatura, ma si è andata avanti anche in questa, la famosa modifica dell'articolo 5 della Costituzione, quindi la maggiore autonomia locale. Ho trovato un ambiente molto positivo, attivo, che lavora, mi collabora parecchio. Sono grato anche a chi ha lavorato prima di me, che è riuscito a creare le condizioni per avere una scuola impegnata soprattutto nel territorio. La prova di tutto questo è dimostrato dalle cose che sono state fatte negli ultimi anni. Lasciato cadere in uno stato di totale abbandono ed incuria. Ringrazio per primo il signor sindaco che non solo ha creduto, stiamo assicurando nella custodia, reperire le rimane della persona dell'aspettante, la società sportiva, dalla persona del campetto, Santa Maria, la nuova padre Pippo Durava. Tutti. Il Pippo, proprietario del Barocco, l'Endas, la scuola, il preside. Sul piano economico l'ha sostenuto ebraico, sacra scrittura. E ne ho un ricordo di una persona, però voglio dire, sarà anche questo un modo simpatico di dire che siamo contenti che questa parte del territorio torna a essere abitata. Io tolgo qua. Opla. A padre Pippo Iurato che per primo desiderò questo impianto con la stima dei cittadini di Ibra. C'è un sole fortissimo. Fai anche un giro sulla testa se ci riesci. Dava il massimo di se stesso, non badava alla sua salute, non badava ai suoi tempi, non badava se era notte, se era giorno, in qualsiasi orario era sempre disponibile per tutti e anche per le persone sofferenti, anche per i più piccini. Diciamo, ha dedicato alla sua vita, alla ai giovani, ai giovani tutti quanti, veramente.
Sì, lo aspettavamo da molto questo campo, anche perché non c'erano altri posti dove giocare. E come facevate? Occupavate le strade? Certo, poi si lamentavano pure che eravamo in mezzo alla strada, che giocavamo, e perciò finalmente che hanno fatto questo campo. Allora, se avremo la rete, qualche partita a pallavolo, ce la metteremo. Poi un po' di football, cose del genere. Ho visto che le ragazze fanno anche danza. Le ragazze ci sono molto portate. Aspetta, no, te lo dico io. Allora, questo impianto non sarà solo dei ragazzi, anche delle ragazze? Sì. E che cosa farete? Quest'ora stiamo facendo una gara, una maratonina.